Ciao a tutti, eccoci qua a un nuovo video. Sentite un po' di casino, c'ho il piccolino che sta qua in giro, vira mamma, però dovrebbe andare col papà. È bravo, che va a pregare. E scusate l'assenza, ma ho avuto un pochettino di problematiche varie. Ho anche un video da farvi e tra l'altro le cose prendelo messe in bustata e messe sotto il letto perché sarebbero da 18 mesi, che ora, oggi, Karim, fino a 24 oppure poi da 2 anni in poi, quindi ho delle cose da far vedere che sono appunto sotto il letto. Devo se quando sistemare il tempo ancora un po' incerto, quindi le lascio lì e poi vi rifaccio il video che l'avevo cancellato. Non ero nel mood di fare video, in più ho avuto casini su casini, cose varie, quindi scusate che sono un attimino sparita. Non vi posso promettere che sarò regolare perché sono in un periodo di cambiamenti. Sì, amore, di vario genere, sa dire ora mamma. E niente, vi faccio vedere un attimino le cose, sempre che lui prende il telefono e quindi blocco. Aspettiamo che papà se lo ruba. Sì, bello. Allora, siamo andati oggi da Primark. Facciamo vedere la busta che si è rotta. Da Primark. E allora mi sto uccidendo. Ah, sei qua con mamma? Ok, facciamo insieme? Va bene. Allora, cosa ha comprato mamma? Faccio vedere le cose tue. Aspetta che cerchiamo le cose di Karim. Allora, mamma ha comprato per Karim. Oh, i body. Vero, mamma? Vi faccio vedere i body? Sì. Sono questi qua. Sì, ora te li do a mamma. Sì, sono 5 body 18-24 e le ho pagati 11 euro. Sì, ma anche mamma, grazie. Poi abbiamo comprato questo cappuccio che non so se è da maschio o femmina, però invece c'era il palloncino, io l'ho preso lo stesso, con i guantini questi qua, diciamo, felpati. Questa è la misura pure 12-24, quindi ci rientriamo e l'abbiamo pagato 6 euro. Vediamo altre cose di Karim. Sì. Allora, siccome lui non vuole il sacco quello per dormire, diciamo, sì, a mamma, ti piace? Ho deciso di prendere pigiami. Qua la notte abbiamo riscaldamenti che fanno molto caldo, diciamo, si fa sempre abbastanza caldo dentro casa. Però l'unica cosa è che appunto lui la notte non dorme con piumone e con niente, cioè non vuole né il sacco Nanna, non so se si chiama in italiano, neanche la copertina e il piumino, non vuole niente per dormire, deve stare libero. Quindi ho preso i pigiamini più pesanti, sperando che diciamo aiutano un pochettino di più la situazione rispetto al pigiama semplice di normale. Questo è tipo di pile e c'è, cioè, tipo tema spaziale, e l'ho pagato 8 euro, tutto 18-24 quello che vedete ora. Poi questo qui, passa mamma, questo qui con i dinosauri, sempre 8 euro, con i dinosauri. Pure questo facciamo vedere a mamma? Sì? Si siedi? Ok, ci sediamo qua. Opela. Questo qua, aspetta, provo a prendere un attimo a mamma. Questo qua non lo so, con triangolini, tipo dei mostriciattoli, questo è un pochino più leggero rispetto agli altri. Poi abbiamo preso questa camicia perché abbiamo un matrimonio a breve. È un po' grandicella, però vedo. Ne ho un'altra da farmi mettere. Vediamo un attimino. Opera, scusa mamma, perché l'altra non c'ha il collettino, quella a colletto alzata. E mi serve una giacchetta o qualcosa per quella. E ho il pantalone classico, tra virgolette. Oppure eventualmente quell'altra camicia che è pure celestina, però non ho niente come giacchetta da metterci sopra. Volevo tipo qualcosa da mettere. Sto cercando, non trovo niente, però vabbè. Quindi questa camicia che è un pochettino più grande, fa vedere. Questa è pure 18-24, però gli va un pochettino lunga di maniche, vero mamma? Cioè, mamma ha finito le cose tue? Sì. Poi che abbiamo preso? Facciamo vedere. Sì, a mamma. La maglia questa di Naruto, aspetta mamma, di Naruto, che per mamma l'abbiamo presa nel coso dei maschi. Quanto l'ha pagata mamma? 8 euro. Ah, poi ho preso questi leggings super felpati. Amore, non strillare a mamma, ok? Misura ML, neri. E poi ho preso due paia di leggings normali M, perché io ho la L di misura,
Però i leggings, siccome ho il vitino molto piccolo, c'è anche grande, ma il vitino è piccolino, con tutti quelli che prendo di L mi scendono per il vitino piccolo, quindi prendo un vitino un pochino più stretti i fianchi, però sono accessorizzati, quindi ho preso la M e sono 8 euro l'uno. Oppure questi, ti sei. Poi ho preso questa penna qui, 1,30 euro, che l'ho presa per una mia amica, c'è la coroncina con dentro il diamantino, perché ha cambiato lavoro e come pensierino, diciamo, ho preso questa penna, perché lavoro purtroppo dovevo scrivere delle cose. Poi ho preso queste L, questa la M è tipo oversize, mi sa che si dice, quindi andrebbe anche la M, però ho preferito la L che almeno sto più larga, sono delle maglie semplicemente lunghe, questa nera, e poi mamma l'ha presa pure blu, questa è un pochino più doppia, e questa costano 9 euro l'una se non mi sbaglio, sì, 9 euro l'una. Quindi queste due magliette che le leviamo, poi passiamo al pezzo più costoso, che è di papà e mamma, è vero? Di papà. Di chi è? Di papà. Papà che prende questo giaccone, wow, invernale, questo qua mi sarà pagato 55, la M 55 euro, sì, questo qua ne ha uno, però l'anno scorso si era un pochino scucito, se l'è fatto ricucire dalla sarta, però poi ha voluto tra virgolette rifarselo aggiustare, si è fatto aggiustare la sarta appunto. Ha detto, sai che me lo prendo nell'occasione che se dovesse rompere, c'ho questo qua diciamo di sostituzione. Allora, poi ho preso questa qui, che prende costa 4 euro per casa, maniche lunghe, e poi questa qui, sempre le un pochino più larghe, queste là mi vanno anche, pure 4,50 euro, e basta. Avevo preso un'altra mia mamma penna così, ma non so che fine ha fatto, o la tizia per sbaglio la lascia dentro il cestino, perché me ne trovo una sola. Lo scontrino non so che fine ha fatto, però vabbè, ne avevo presa una per me e due per una mia amica, di cui una così e una invece con un fiorellino, però infatti gliel'ho dato solo a lei e io non me la prendo, quindi questo è quanto. Facciamo ciao ciao mamma, aspetta, ci vediamo, facciamo ciao ciao, vieni qua, muovila, facciamo ciao ciao, no? Karim, il baby Karim, sì. Diciamo ciao ciao, ci vediamo in un prossimo video che non sappiamo quando è. Sì, a mamma. Perché gli stanno pure uscendo i dentini e quindi gli fa dannare, piccolino, vero? Esattamente, vero mamma? Mettiamo a posto le cose? Che ne dici? Mettiamo a posto le cose, mamma? Sì. Ok, ci vediamo a tutti, scusate. Ci vediamo presto, ciao a tutti quanti, non so esattamente quando sarà, però ci vedremo di nuovo. Un bacio, ciao ciao.